Parleremo oggi dei segreti della seduzione. Bene. Ora che sappiamo come ottenere uno sguardo sensuale e un sorriso sensuale, dobbiamo Oddio, pensare agli andare a atteggiamenti rivederli. che possono valorizzare sguardo e sorriso. Com'è che era? Parola d'ordine: lentezza. La lentezza dei vostri movimenti più. aggiungerà fascino ad ogni gesto. Devo andare a e creerà rivederli. Nel vostro lui una smaniosa aspettativa. Ed ecco alcuni semplici trucchi. Impariamo i segnali che mettono in evidenza il viso. Il nostro viso deve diventare il libro aperto delle emozioni. Usate le mani per fare da cornice al viso. Tenetele morbide, ma ponetele in modo che conducano lentamente l'occhio di chi vi parla, ora al vostro sguardo, ora al vostro sorriso sensuale. Dovete catturare la vostra vittima nella rete della seduzione. Non dimenticate i capelli, accarezzateli, aggiustate la piega, passate lentamente un ciuffo tra le dita, tormentatevi un ricciolo. I capelli di una donna sono un'importante arma di seduzione. Raccogliete la chioma e poi scioglietela, sorridendo sensualmente. Toccare i capelli è da sempre considerato preludio a gioie più segrete. Senza smettere di guardare e sorridere sensualmente, giocate, siate rilassate, usate gli accessori, una collana, un fermaglio. Se vi toccate un orecchino mentre parlate, ciò metterà in luce il lobo dell'orecchio, una zona erotica indiscussa. Giocare con le piccole cose che usate per abbellirvi vi renderà innocenti e maliziose al tempo stesso. Se portate gli occhiali, usateli sensualmente. Toglieteli con studiata lentezza. Ora indossateli di nuovo. Ripetete questo semplice gesto. Ciò metterà in risalto i vostri occhi, vi dipingerà sul volto un'espressione inedita, più intima. Ora sottolineate con la stina il contorno del vostro viso, il disegno delle sopracciglia, quello delle labbra. Mordicchiare le astine attirerà l'attenzione sulla vostra bocca e sui prossimi baci. Ed ora, cheese! Col sorriso. Cheese. Cheese. Cheese.